Benvenuti alla sesta giornata di campionato di Serie B Girone. Oggi andrà in scena Fortitudo Pomezia Savio. Tutto è pronto, si comincia. Zullo ancora il tiro. Pascal si gira benissimo. Uno contro uno su Stefanoni. Tiro parato. Fuga per Viglietta che si gira e tira. Parte il tiro di stoccata. Pascal tiro. Va uno contro uno contro Russo. Se ne va Filippone il tiro, murato da Leo Freddi. Non c'è fallo, secondo l'arbitro riparte il Savio. Si allarga per Stefanoni che parte il tiro, il palo, poi stoccata. Da Stefanoni che allunga, ma regala palla a Viglietta, uno contro uno contro Apollonio. E la traversa clamorosa. Pezzin cerca stoccata che si gira il tiro, Leo Freddi. Pascal che si gira, parte il destro e si sblocca la gara, la sblocca Pascal, 1-0 Pomezia. Pezzin da stoccata, il destro, attenzione Petrucci, riceve palla Petrucci, il palo, difende palla, allarga per Filipponi. Sempre uno contro uno, parte il tiro, la palla per il Savio, prova il fallo, fischio da parte dell'arbitro, parte Medici, il tiro e il gol, uno pari, il Savio che pareggia a 10 secondi dalla fine del primo tempo. Pascal, uno contro uno. Lascia per Filipponi che va al centro, Leo Freddi, Pascal, uno contro uno, se ne va, parte il destro, Zullo, va da Lorenzoni, il tiro, si accentra Pascal, parte il tiro, e qua Apollonio forse si fa sorprendere, ma Pascal ritrova nuovamente, riporta nuovamente in vantaggio. Palla per Di Giuseppe, Viglietta, parte il sinistro, va a terra Medici, perde la palla, Petrucci, parte il sinistro, Pascal cambio di passo, il destro, Filipponi si impiccia col pallone, rischia di perderlo, la lascia lì e Petrucci ne approfitta e porta la partita sul 3-1 per il Pomezia. Petrucci si invola nell'uno contro uno, riparte il Pomezia, allarga per Petrucci che lascia per Viglietta, il destro, ancora Viglietta, uno contro uno, destro e arriva il 4-1 Pomezia. Pezzin sbaglia, Zullo e non sbaglia e cala la manita, 5-1 Pomezia. Ritorna la stoccata, tacco per Pezzin, va in mezzo per Medici che finta il tiro di Giuseppe, fischia l'arbitro, va proprio stoccata, va a partire il destro, impreciso Medici tutto solo, Pezzin, la gran parata di Leo Freddi, targa per Gizzi, palla e arriva la sirena e finisce qui, allora 5-1 Pomezia. Allora siamo qui col mister del Pomezia, oggi una bella vittoria, dovevate rialzare la testa dopo l'eliminazione in Coppa, che partita è stata oggi? Sì, è stata, buonasera a tutti, è stata una bellissima partita dove finalmente abbiamo tirato fuori tanta grinta, tanta determinazione, tanta intensità e quindi nonostante le assenze mi facevano notare i ragazzi, insomma, nonostante ci manca qualcuno bravino, diciamo così,
oggi devo fare veramente di nuovo i complimenti, come avevo fatto mercoledì in Coppa, a questa squadra, perché veramente ci ha messo il cuore e sono contentissimo enormemente della prestazione, oltre che del risultato. Abbiamo soltanto sofferto un po' nel primo tempo, dove eravamo a 5 falli a tanti minuti dalla fine, e quindi abbiamo dovuto abbassare un po' la nostra fase difensiva, stare un po' più accorti e attenti, e comunque ci hanno fatto il pareggio su un quinto e sesto fallo fischiati un po' con troppa leggerezza. Si aspettava forse oggi una partita molto fisica? Sì, sappiamo benissimo che il Savio è una squadra organizzata e anche molto fisica, molto grintosa. Avevo detto prima della partita, nell'ultima intervista, che per fare bene in questa partita avremmo dovuto mettere almeno la stessa grinta e determinazione che mettevano loro. E oggi, ripeto, faccio i complimenti ai miei ragazzi, perché sono stati davvero bravi, hanno messo tutto quello che avevano in campo, e quindi siamo riusciti a portare a casa una vittoria, secondo me, importantissima, che ci consente adesso di lavorare 15 giorni con serenità e di preparare la prossima trasferta contro la Roma con tanta serenità, di cui avevamo molto bisogno. Okay, la ringrazio moltissimo.